Rimini in serie positiva da 4 turni, fa visita ad un Gubbio reduce invece da 3 sconfitte consecutive. In classifica i biancorossi hanno 2 punti in più degli Umbri, rispettivamente 17 e 15. La trasferta interdetta i tifosi di Rimini e provincia. 3 volti nuovi rispetto all'11 Antilegnago Salus, De Vitis, Garetto e Parigi per Fiorini Piccoli e Accursi. Al secondo il primo corner della partita è per il Gubbio. Batte Iaccarino, sponda area di rovaglia per Rocchi che di testa spedisce a fondo campo. Al 13esimo Rosaia in verticale per Rovaglia, che frena e cerca in area Corsinelli. Il numero 21 rossoblu non arriva in tempo per la deviazione. Al 42esimo Langella allarga destra per 5 Grano, che ha tutto il tempo per dare un'occhiata in area e trovare Ubaldi. Controllo e conclusione alta del numero 34 di Boucher. Al 43esimo lancio in verticale di Tozzuolo per Corsinelli, che va al tiro da posizione defilata, Colombi salva in angolo. Si va all'intervallo sull'unico risultato possibile dopo un primo tempo così avaro di emozioni, lo 0-0. Al 16esimo della ripresa Garetto recupera palla poco oltre la metà campo e serve in area Ubaldi, che da posizione defilata tenta il diagonale, largo di poco. Al 18esimo Piccoli lavora il pallone a sinistra, poi serve Semeraro, traversone per Parigi che controlla e tenta la rovesciata, sfera a fondo campo. Al 23esimo sul calcio piazzato di Semeraro colpiscono di testa prima Longobardi, poi Lepri, pallone fuori. Al 27esimo David si muove bene in area, guadagna la linea di fondo e mette la sfera sulla testa di Rovaglia che grazie a Rimini spedendo a fondo campo dall'area piccola. Al 49esimo i rossoblù trovano il gol partita. La punizione dalla tre quarti di Rosai è corta. Fossati anticipa Piccoli e di destra scaraventa il pallone nell'angolino basso. Gubbio 1, Rimini 0 il punteggio finale. Gli Umbri ritrovano una vittoria che in casa mancava dalla prima giornata e salgono a 18, scavalcando in classifica i biancorossi. Prima sconfitta esterna della stagione per i ragazzi di Boucher. È una sconfitta che ovviamente fa male per quando è arrivato il gol, quindi proprio nel finale, per come poi ha giocato anche Rimini questa partita. Di questo ovviamente parleremo e poi ci proietteremo verso la sfida all'ora di pranzo di domenica prossima a 12:30 con la Torres al Romeo Neri, quindi un orario anche un po' particolare per il Rimini e per la Serie C che si adegua un po' agli standard anche della massima serie. Ancora ben trovato ovviamente la nostra Alessia. Ben trovato Roby. A chi diamo il ben trovato in questa terza parte? Ben trovato al nostro opinionista Cesare Trevisani, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Cesare. La giornalista Giorgia Bertozzi, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Giorgia. Il nostro opinionista Davide Lodovichetti, buonasera. 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 In collegamento la giornalista Donatella Filippi. Che arriverà perché okay. È ancora in redazione, so che è in ritardo. E il nostro opinionista Francesco Gullo. Buonasera Francesco. Ti hanno detto che hanno visto allo stadio di Gubbio sì? Al Giraschi vestito da Don Matteo il nostro Attilio Fabbri che cercava di tirare le bombette non fuori è vero. Non è vero. Trasferta interdetta ai tifosi della provincia di Rimini. Ma lui cosa ha fatto? Si è vestito Don Matteo dicendo che girava la fiction e ha cercato di buttare bombette al Gubbio, non ce l'ha fatta. Buonasera a tutti. Buonasera. Io non so cosa devo fare. Allora, inizio da te Giorgia per farmi raccontare questa sconfitta del Rimini, la prima dicevamo anche nel servizio, fuori casa, un peccato. Perché insomma prendere gol al 94esimo fa male, ma anche giocare una partita così brutta fa male. Purtroppo sì, Robby, dai, tanto l'hai detto bene all'inizio, insomma è stata diciamo una sconfitta amara due volte, prima per la prestazione che comunque nel complesso a Gubbio è vero che è sempre difficile giocare, però questa volta forse era un'occasione importante magari per dare appunto per alzare la famosa asticella del campionato, perché andavi a Gubbio in un momento in cui la squadra era obiettivamente in difficoltà e soprattutto decimata veramente dagli infortuni, quindi mi aspettavo un Rimini un po' più gagliardo, mettiamola così, proprio come atteggiamento. In realtà l'ha detto subito anche Mr. Boucher, invece è stata appunto una partita brutta con tanti errori, molto complicata fin dall'inizio per il Rimini e soprattutto dispiace forse nel secondo tempo non aver visto appunto questo
diciamo, questo scatto con le opportunità, per cercare le opportunità di vincere, e anzi insomma un finale un po' in apnea, che con tanti errori, con questo gol preso insomma su una situazione obiettivamente ingiustificabile all'ultimo minuto di recupero. Quindi insomma è amaro, lasciamo pure il bel gol, però il Gubbio comunque ha avuto anche un'altra grossissima occasione sempre, diciamo, nel finale, nell'ultimo quarto d'ora. E di Rimini si è visto poco, purtroppo poco, e quindi credo che, anche se appunto è arrivata solo all'ultimo minuto di recupero, penso che è una sconfitta che ci sta e che deve far riflettere comunque e resettare probabilmente da questi 90 minuti la squadra. Ecco Cesare, è arrivata la sconfitta, è stata anche la più brutta partita giocata in trasferta da Rimini finora secondo te? Probabilmente sì, perché si è adeguato a una partita che andava sempre più in basso e invece di provare a ribellarsi si è adeguato ad una partita che peggiorava andando avanti. Peggiorava perché l'avversario è in difficoltà grossa, ha molte assenze, alcune anche in Rimini, però veniva veramente viene da un periodo molto complicato e si è visto in campo che era una squadra che non riusciva a produrre se non a fiammate qualcosa, ma pochissimo. E Rimini si è adeguato a questa asticella bassa, altro che alzarla. E quindi è un passo indietro brutto, secondo me, perché è una squadra che, dicevamo lunedì scorso, sembra aver trovato dei suoi equilibri, ma dobbiamo tenere lontano il sospetto che siano equilibri trovati confrontandosi con l'avversario, non proponendo lei una qualità di gioco. Aspettiamo di vedere la controprova. Il problema è che la partita di sabato è una partita... Domenica, è una partita... Ormai non si capisce più niente, capisco, perché sono tanto anni che non capisco. Tra venerdì, sabato, domenica, lunedì, ormai qua praticamente... Secondo me il peggior avversario che poteva capitare in questo momento, a Torres, per me è la squadra più forte di questo campionato, 6 trasferte, le ultime 5 le ha vinte tutte, e quindi arriva un cliente complicatissimo e non ci voleva, però il campionato è questo, prima o poi bisogna incontrarle tutte. Certo, un po' sconfortato veramente dopo la partita di Gubbio, deluso, perché tu puoi sbagliare tanto ma non puoi sbagliare per 95-100 minuti un atteggiamento, ecco, neanche la scossa dell'intervallo, neanche... Abbiamo lasciato 3 punti ad una squadra in gravissima difficoltà, l'avevamo già fatto con la SPAL, sì, ma quella volta c'era una sciocchezza forse all'origine di quella sconfitta. L'abbiamo rifatto a Gubbio, una squadra battibile facilmente secondo me, invece addirittura abbiamo perso. Anche se dobbiamo dire, insomma, il Gubbio, giusto per sgomberare, cioè il Gubbio è una squadra al completo, con una buona squadra, tant'è che in classifica adesso ha sopravanzato il Rimini. Però le condizioni in cui Rimini l'ha affrontata, con tante assenze, con 3 sconfitte alle spalle da parte del Gubbio. Vinceva in casa dalla prima di campionato, che aveva vissuto momenti migliori. Il Rimini, era il momento, me, più che il valore della squadra di per sé, era il momento, e anche con le assenze, chiaramente il valore della squadra che ha affrontato il Rimini. Insomma, certo. Quindi poi alla fine è quello che bisogna vedere. Si è visto, no? In campo quanto era in difficoltà. Certo. Si è visto, sì. Io penso si sia visto, come si era visto la SPAL. Io avevo detto anche ai colleghi di Ferrara, ho detto mi dispiace, ma fino a questo momento, anche se avete vinto oggi, è la squadra che mi ha fatto, che mi ha impressionato di meno. Poi anche lì problemi di infortuni, tutti i problemi che si vogliono, però campionato della SPAL fino a questo momento un campionato molto molto complicato. Ma torniamo a Gubbio con Davide. Davide, che cosa secondo te non ha funzionato? Perché si è parlato tanto di atteggiamento, e quello che ha penalizzato il Rimini, cioè non ha morso la partita come avrebbe dovuto il Rimini? Ma sicuramente sì, Roby, non ha morso, perché abbiamo secondo me sbagliato atteggiamento, siamo stati troppo remissivi, non abbiamo dato quella in più, ma perché io penso che adesso quando andiamo fuori casa pensiamo sempre più a non prenderle, ecco, la prima cosa. Però ti dico, può capitare di steccare una partita. Fino adesso fuori casa avevamo sempre fatto la nostra
bella partita, ottenendo anche dei risultati positivi, quindi certo. Io credo anche che ci siano giocatori che stanno tirando la carretta dall'inizio del campionato, e quindi abbiamo giocato in una piazza come Gubbio, perché è un campo difficile, e anche se loro avevano dei giocatori infortunati, ma ce li abbiamo anche noi. Noi, certo, noi adesso abbiamo dei giocatori che non ci permettono assolutamente di cambiare modo di gioco. Ecco, quindi però è anche vero, Davide, che il clima forse più complicato era per i giocatori ugubini più che per quelli biancorossi a Gubbio in questo momento, così come è stato ad Ascoli per i giocatori dell'Ascoli quando hanno affrontato il Rimini, e Rimini difatti lì, certo, ha fatto bene. Robby, certo, ma quando stecchi la partita la stecchi anche a livello mentale, quindi magari ci siamo sentiti un pochettino bravi perché ancora non avevamo perso, e poi trovi la squadra che invece ha bisogno di punti e ti dà la mazzata, e li abbiamo resuscitati. Però dai, ci sta, io voglio dire, adesso senza tante polemiche, ci sta una partita storta, però ti ripeto, forse l'atteggiamento che non è stato giusto, perché potevamo assolutamente anche al massimo prendere un punticino, che non sarebbe stato male. Vabbè, però senza poi, diciamo, quel gol alla fine sì, era arrivato al 94esimo. Un gol indescrivibile, però dopo lo descriveremo invece con bello, i dovuti dettagli, bello. Lo descriveremo. Però prima, perché ormai c'è una nuova rubrica calcio.basket, che è: chi mandiamo in Groenlandia questa settimana, Francesco Gullo? Allora Alberto ti dà questo suggerimento da casa. Ma secondo voi, mister Boucher, non bisognerebbe mandarlo in Groenlandia dopo la brutta figura di Gubbio? Sì, e anche con il freno a vapore, non con la freccia rossa, con il freno a vapore, in modo che, capito, ragionano ancora di più sul... Ma io dico, guarda che andare in Groenlandia col treno a vapore è lunghissima, cioè, perché è dura. È una tortura. Allora, noi siamo qua perché vogliamo bene a Rimini, ci mancherebbe. Certo. Siamo qua, quando è il momento di bastonare, bastoniamo, ma io ho guardato bene... Oggi ho potuto vedere solo gli highlights, quindi non ho visto tutta la partita, e quindi mi affido a quello che avete detto voi. Ma guardando le immagini, questa squadra ha dei seri, seri problemi di marcature. Cioè, questa squadra perde le partite su degli errori singoli e individuali. Al minuto 1:51, io poi lo guardiamo perché negli highlights... Cioè, vi dimostro come sono messi malissimo con questa marcatura. Zona andiamo a vedere allora con il nostro Gianmarco le immagini, così ci dici man mano che le vedi le occasioni, quelle a cui fai riferimento. Qua vediamo intanto, sì, insomma, Gubbio è bellissimo, insomma, c'è poco da dire, insomma, come città, allora, da visita è bellissimo, il problema qui era la visita. Il problema è la trasferta, tra l'altro. Trasferta vietata ai tifosi biancorossi, quindi Rimini ha anche accusato l'assenza dei suoi tifosi al seguito, ed è stato un peccato perché, insomma, poi fondamentalmente... Allora, guardate qua, chiedo alla regia di andare piano, guardate qua, allora... Adesso io non riesco a vedere i nomi, comunque il nostro 13, il 33, il 4, adesso si può andare indietro alla regia a rivedere l'azione. Allora, prima torniamo indietro e rivediamo il calcio d'angolo, Gianmarco. Torniamo indietro, grazie. Eccolo qua, allora, ecco qua. Guarda, stop, se voi guardate tutti i giocatori del Rimini un attimo prima, non c'è nessuno che guarda l'uomo, fermo lì, guardami. Palla partita, non c'è nessuno che guarda dietro. Dietro arrivano due giocatori del Gubbio, infatti uno stava per fare gol e non li ha presi nessuno. Ma io dico, Boucher, ma gli vuoi insegnare a marcare uomo in quest'area o no? Ma allora marca una zona, guarda, sui calci piazzati. Guarda che roba. Mister, spiega tu quello che sto dicendo da Pavia, perché forse non riesco a farmi capire. Allora, facciamo la premessa che il Rimini gioca, marca a zona. Durante i calci piazzati. Certo. Quindi... è giusto quello che dice Francesco, nel senso che anche marcando a zona, però un occhio a chi che arriva lo devi dare, questo, no? In questo calcio d'angolo ha ragione Francesco, ma sono tutti piantati che guardano la palla, e quei due giocatori, se la palla gli spizza bene, sono da soli. Quindi, ah sì, sì, colpiscono in due? A livello... Io non dico di non marcare a zona, perché chi è Francesco Gullo per dire a Boucher, ma ci mancherebbe, ma non so...
ma l'occhio, abbiamo giocato a calcio, cioè non puoi essere proprio impalato dietro che non guardi chi arriva da dietro, mi sembra proprio strano. Quindi o non credo che Boucher non dica ai suoi giocatori comunque marcate a zona e guardate la postura è importante, cioè non lo fanno proprio, non lo fanno, questa è la dimostrazione. Questo è uno degli errori. Vogliamo andare avanti, avevi qualche altra cosa, era questa quella che volevi far vedere? No, questo, nel secondo tempo al 71esimo c'è allora un cross. Esatto, l'ho usato ieri live perché. Ma cos'è stata? È stata l'occasionissima quella di Rovaglia? Porca miseria! Allora andiamo a vedere direttamente l'occasione di Rovaglia, che quella ce l'abbiamo, l'abbiamo selezionata. Andiamo a vedere l'occasione di Rovaglia. Ecco qua. Allora, qua c'è un problema di fondo, che l'otto fa la diagonale, ma non dovrebbe fare la diagonale, guarda come la fa male, cioè dovrebbero scalare i giocatori, invece quello si trova in mezzo a due giocatori, dove uno non scala e l'otto cerca di accorciare e gli dà fastidio, non devi dargli fastidio, devi saltare con lui, guarda, gli dà solo fastidio, ma lì ti fa gol, oh. Ah, non so come ha fatto a non farlo, sinceramente. Secondo me è da bastonare la punta, non il difensore. Certo, però difatti ti volevo fare la domanda, adesso mi hanno un po' anticipato, però ti volevo chiedere dove vogliamo mandare Rovaglia? Se fossimo stati nel Gubbio, dove avresti mandato? Su Marte. In Groenlandia, Fangherima, quasi. Ma con quale mezzo in Groenlandia? Dopo un gol così, perché a nuoto. È arrivata una mail da un mio carissimo amico terrapiattista che addirittura fanno dei viaggi al centro della Terra, l'hanno mandato lì. Al centro della circonferenza, ovviamente. Però adesso concentrandoci sui nostri, ma guardate cosa comandi difeso, no? Cioè, una roba da altro che Groenlandia. No, ma è vero. Peggio la difesa o peggio sbagliare un gol così? No, guarda, ti dico, a me dispiace perché anch'io ho giocato in attacco, quindi quando e chissà quante ne hai sbagliate te dei gol così. Beh, così non so. Anche perché poi di testa così non lo di so, testa proprio, è proprio a occhi chiusi. È più difficile tirarla fuori perché sì, sei proprio a un cioè tirarla fuori è stato un grande veramente. Però io avrei potuto sbagliarlo, Io avrei potuto sbagliarlo, però magari non ci arrivavi. Però io c'era arrivato, no? È giusto, perché vuoi farlo infierire? No? Ha ragione. Lui è specialista di testa. Fortuna che hanno vinto, perché se l'hai mai sbagliato un gol così te? Ma io guarda, ti dico, ne ho sbagliati di gol, ma il colpo di testa era la mia arma vincente. Ah, lo so, per quello ti dico. No, così? Io così no. No, così no. Salutiamo Donatella Filippi che è con noi. Buonasera Donatella. Buonasera a tutti. Allora, ho pensato, Roberto, quando ho visto sbagliare quel gol, ho detto gol sbagliato, gol subito, e lì ho capito che non vale sempre. No, cioè, più che altro subito da chi bisogna vedere, perché in questo caso gol sbagliato, poi gol subito dalla squadra che invece stava difendendo. No, chiaramente insomma è stata un'occasione clamorosa, insomma, quella concessa da Rimini. Però Donatella, facciamo un passo indietro, al di là degli episodi che comunque nel calcio sappiamo sono determinanti, no? Quindi è inutile insomma dire abbiamo fatto tutto bene, però poi al 94esimo abbiamo preso il gol. No, Rimini ha fatto poche cose bene in questa partita, lo dicevamo anche prima. Ne ha fatte poche bene Rimini, ne ha fatte poche bene il Gubbio, anche non è stata sicuramente una bella partita, però alla fine il Gubbio non è stato un furto, anche perché gli ultimi 20 minuti, a differenza del Rimini, il Gubbio ha spinto tanto, magari in maniera confusa, magari senza tantissime idee, però ha cercato di vincere quella partita. La cosa più preoccupante, almeno quella che guardandola più preoccupato me, è il fatto che non mi ha dato mai l'impressione il Rimini di poter vincere quella partita. Adesso volere no, perché io non ci credo che alla fine si vada in campo per non voler vincere. Ah no, quello sicuro. Però non mi ha dato quasi l'impressione che alla fine un punticino. E quello è un atteggiamento sbagliato, come secondo me anche le dichiarazioni post partita davano l'idea che quel punto sarebbe comunque stato gradito, perché quando il mister dice è un gol che non si deve prendere, però non ha fatto cenno poi a tutto quello che Rimini non ha fatto per cercare di vincerla. Cioè ha fatto solo cenno a quello che non doveva fare per non perderla. Certo, e l'atteggiamento lì
secondo me, ma visto l'avversario, lo dico tutto questo visto l'avversario, in palese difficoltà, perché Rimini ha incontrato una squadra in palese difficoltà, che sicuramente dopo il primo tempo e anche gran parte del secondo non aveva il favore del proprio pubblico, quindi c'erano tutte le condizioni ideali per fare qualcosa in più, e lo dico perché Rimini ha le possibilità per farlo, nonostante le assenze, nonostante tutto quello che possiamo metterci, no? Però è troppo poco per riuscire a vincere quella partita. Eh già, è un po' quello che dicevamo prima, diciamo che è la classica partita che se strappi un punto alla fine ci può stare e di fatto non hai rubato praticamente niente, però tra vittoria tua e vittoria degli altri, in questo caso ha cercato sicuramente negli ultimi minuti più il Gubbio di vincere, si è visto anche dall'atteggiamento del tecnico del Gubbio, no? Sì, ha fatto quel poco di più quel per cercare di vincere, certo, quella partita, che non è che ci volesse per vincere quella partita, secondo me poi fondamentalmente tanto, cioè, l'abbiamo visto, la qualità poca. E questo sollecita i nostri amici da casa, sì, a farci due domande che sono praticamente di fatto la stessa, no? Sì. Perché questo calo del Rimini negli ultimi 10 minuti, infatti, è stato sottomesso al contrario delle ultime partite dove eravamo noi a dominare. Ecco, questi due messaggi da due amici diversi da casa che ci dicono appunto. Non è un calo, attenzione, non è un calo di rendimento fisico, è proprio un calo di concentrazione anche sul gol. Un calo di concentrazione, questo Rimini di quest'anno ha questo problema e non riesce a uscirne, con degli errori individuali nell'ultimo quarto d'ora si fa male. Andiamo a vedere proprio il gol a questo punto, andiamo a vedere quindi il gol partita con Fossati, che è molto bravo, perché non vogliamo levare nulla a Fossati, perché ha controllato e ha calciato nell'angolino molto bene. Però, come è stato sottolineato, qui praticamente partiamo, io non credo affatto in uno schema, da uno schema, ma da una punizione che è stata calciata corta, perché secondo me questa era una punizione. Io parto ancora dal fallo che ha generato la punizione, un tocco di mano inutile di Cernigoi, secondo me, però vabbè. Chi è che marcava, chi ha fatto gol, che non Piccoli. Lo vedo? Era Piccoli. Una sufficienza. Allora, confermo ufficialmente che Piccoli, quel viaggio in Groenlandia lo dovrebbe fare da solo, meditando molto su come si marca un uomo alle spalle della porta, ma non lo sfiora neanche, ci va come se va a giocare all'oratorio con i bambini, ma tu lo devi tenere, lo devi strattonare, non lo devi come se non avesse l'uomo, come per un rinvio normale, senza, sì, come se non, come se non ci fosse l'uomo, sì. Il suo, diciamo, il suo anche movimento fisico, sì, sì, è sulla palla, è proprio come per allontanare la palla, però sì. Davanti c'era sì. Purtroppo per il Rimini c'era Fossati, che invece è andato ad agganciarla in anticipo, e poi ha fatto secondo me un gran gol, perché qua... vi pongo una domanda. Allora, Fossati, gran gol, complimenti, vi faccio i complimenti, ma bastava solamente farsi sentire, lo scordinavi, non era così coordinato, lui si è alzato, l'ha stoppata, si è girato, ha tirato. Sì, sì, ma qui sono pienamente d'accordo. Se tu guardi la sufficienza del nostro e la determinazione del loro, dice tutto. Esatto, cioè, lui si vede proprio che voleva far gol, e invece Piccoli, cioè, non si muove da lì, guarda, muove solo la gamba sinistra per calciare la palla, cioè, Giorgio ha fotografato, è piantato perfettamente, cioè come se non ci fosse Fossati davanti. Lui non l'ha visto arrivare, non l'ha sentito, cioè ce l'aveva di fianco, però non è possibile, non è possibile fare una leggerezza così. No, ma devi stare sulle gambe, devi stare in movimento, non puoi star piantato lì. Cesare? Ma avanzo di una sottolineatura sull'errore dell'attaccante di prima, per dire che c'è tanto di sbagliato in quel posizionamento, ma c'è tanto di sbagliato nel consentire all'attaccante di fare quel cross con tre giocatori, li ha scherzati. Bravo. Più volte, non può succedere una cosa di questo genere. Bravo. Qui avete già detto tutto voi, io per mettere un chicco di pepe nella discussione dico che col VAR e con una protesta questo gol si poteva annullare, perché secondo me c'è un fuorigioco
attivo sulla traiettoria della palla di un giocatore del Gubbio davanti al portiere. Ah, andiamolo a rivedere allora, perché io non mi ero accorto di questa cosa. Andiamo a rivedere praticamente il momento in cui parte il tiro, il controllo, il tiro. Torna un secondo indietro. Si vede più da questa, si vede di più, perché allora, sei un po' più stretto. Fermiamoci quando sta tirando. Ecco qua. Qui sta per calciare. Andiamo avanti se riusciamo piano, se riusciamo. Ecco qua, vediamo. Ecco, questo è il momento. Qui c'è sicuramente un giocatore che però non è in traiettoria. È quello più in linea, che praticamente va verso la palla. Andiamo avanti, Gianmarco. Ecco qua. È in traiettoria? Molto vicino. Vicino. È vicino, però non so se sia proprio in traiettoria. C'è una sola traiettoria. A me sembra che addirittura alzi un po' il piede destro per far passare la palla. Ah, quasi. Allora, rivediamolo qua nella stretta. Io non ci avevo fatto troppo caso, devo dire la verità. A me sembra che passi di fianco, però. Non so, però non vorrei... Lo dico perché magari in Serie A con 12 telecamere, il VAR, il controvar, un controllino... Ah, sì, un controllo l'avrebbero fatto. Ma il fallo, la mano di Cernegol l'avete vista voi poi? Perché io... Ha protestato, lui ha protestato, sì. Perché so. A me è rimasto l'arbitro... qualche dubbio anche lì. Era convinto subito, ha fatto cenno che aveva toccato con la mano. Sì, l'arbitro ha subito fatto cenno, Cernigoi praticamente si è lamentato un po', quindi questo mi ha lasciato sorgere, visto che dopo è scappato il gol da quell'azione. Esatto. Certo, ci ripensi. Qualche dubbio, anche tra l'altro sul punto da cui è stata battuta la punizione, che mi sembra un po' più avanti rispetto al posizionamento. Però anche lì, all'ultimo minuto, ti fai sentire. Certo, ma difatti l'errore più grosso qui credo sia di Piccoli, certo, che non ha contrastato per nulla Fossati, che quando probabilmente sì, facendo semplicemente appoggiandosi anche a Fossati, non avrebbe sicuramente avuto modo di coordinarsi. Al massimo gli fai fallo, al limite praticamente penso che anche agganciando il pallone, il giocatore che vediamo del Rimini andare incontro probabilmente alla fine sarebbe arrivato prima, perché lui sarebbe stato ritardato un passo in avanti e andava a contatto con lui. Quindi. Anche da quello. E Francesco? Ma ve l'ho già detto, cioè, colpa al 100% sua. Poi il gesto tecnico del giocatore del Gubbio. No, gran gol. Che lode, ma gliel'ha permesso di fare senza neanche di guarda, aspetta che ci provo un attimino a darti fastidio al 94esimo, no, allora lì vuol dire che veramente non stai attento. Cioè, io parto sempre dal presupposto che questa categoria sono professionisti e devono stare attenti in tutte le cose, dalla rimessa laterale al 94esimo quando fanno riscaldamento, e purtroppo questo è un problema che hanno tanti a livello individuale, nei Rimini ce ne sono tanti. E tra l'altro torno da Donatella. Donatella, è anche un po' un peccato, perché è arrivato questo errore difensivo, è arrivato da Piccoli, che secondo me forse era uno di quelli che subentrando stava cercando magari di fare qualcosina in più per il Rimini. Mi sembrava abbastanza entrato bene in partita, poi dopo però purtroppo sicuramente ha combinato un errore molto grave. No, è vero, aveva dato un po' quella dinamicità che era mancata, sì, no? Fino a quel momento, quindi assolutamente vero, ma è un errore, ci sta. Poi a fine campionato li avremo tutti in Groenlandia, quindi non avremo più una squadra. Però, compreso il mister, come ha suggerito Alberto. Considerando che Piccoli ci deve andare da solo, vuol dire che Bellodi è tornato. Dai, lo recuperiamo. Di questo passo anche prima della fine del campionato, sono tutti in Groenlandia. Bellodi fa sempre in tempo a ritornarci in Thailandia. In Thailandia, secondo me, visto che andiamo incontro alla brutta stagione, starebbero anche meglio. Fondamentalmente, ho fatto un errore. In Thailandia ci vado io, che è meglio. Vengo anch'io. Allora,
Era serio questa, era una trasmissione seria. Poi sono arrivati Lodovichetti e Gullo a rovinare tutto, insomma, anzi, la reputazione anzi, costruita in tanti anni. Io invito la mia cara amata curva, che io ho tanto e difendo sempre, a fare uno striscione sulla Groenlandia, per favore, così se lo ricordano i giocatori, perché lo sanno che stiamo parlando di te. Va bene, facciamo questo appello alla curva. Allora, a proposito di curva, di tifosi in generale, è stato un peccato, Giorgia, che i tifosi biancorossi non abbiano potuto partecipare a questa trasferta. Eh sì, è stato, diciamo, inaspettato da un certo punto di vista. Poi, insomma, diciamo che la decisione è venuta dal questore di Perugia, quindi ci sono stati dei fatti a Perugia, quindi probabilmente legato a quello. Il calcio senza tifosi è brutto, però adesso pranzo leggero verso mezzogiorno e domenica tutti allo stadio per le 12:30, mi raccomando. Sì, qualcuno probabilmente si porterà anche qualcosa perché, sì, da mangiare, esatto, cioè, esatto. 12:30 12:30 è proprio un orario perfetto per il pranzo della domenica, giusto dai parenti. Esatto. Io non mangerei prima per non farmelo andare di traverso. Tutti dopo, tutti a pranzo dopo. Tutti dopo. Ma tu lo dici solo perché noi probabilmente mangeremo dopo, dici per quello? Perché noi anche sicuramente prima. Mangeremo dopo, ma considerando che l'impegno è di quelli importanti e anche non del tutto semplicissimi, quindi per evitare che vada qualcosa di traverso, io mi consiglio di mangiare dopo. Ok, intanto quindi, volevo dire, non so se si è sentito, ma cioè io qui sono in studio con una persona che praticamente è tra l'altro il mio fisioterapista e mi dice, quando io dico come noi che mangeremo dopo, cosa dice? Abbi il coraggio di ripeterlo? Ti ho detto, anche se non mangi, ma possibile, ma posso io lavorare così in queste cose? Però come dargli torto? ecco. Possiamo chiudere il collegamento con Donatella Filippi? Che... Lo facciamo breve questa sera il collegamento. Benissimo. Ma cioè, invece una domanda ce l'ho io. Sì. Perciò che è per voi. Ah, per generale. Non ho il miss. Chi gioca in attacco contro la Torres? Perché io adesso non ho più un'idea dell'attacco del Rimini. Beh, Cernigoi senso... adesso qualche giorno in più dovrebbe averlo. Ok. Con? Cernigoi Parigi, va bene. Anche io punto su Cernigoi Parigi. Sentiamo torniamo il nostro bomber? All'antico. Assolutamente sì, in questo momento sì. Cesare? Non lo so, è la coppia più pronosticabile, però secondo me la Torres andrà affrontata con un po' di attenzione, con un po' di prudenza. Con una sola punta? Può essere, perché credo che quello schieramento con una punta più chiarella al mister piaccia. Donatella, torno da te. Ma non penso però che una punta più chiarella sia più coperto rispetto a Parigi Cernigoi, Cesare. Perché probabilmente Cernigoi è quello che lavora di più a livello difensivo degli attaccanti a disposizione di mister Boucher. Sì, cioè lo dico proprio per quello. Sì, sì. A me fondamentalmente quando sono due attaccanti che a me piacciono entrambi. Poi è vero, Cernigoi ha segnato, poi è vero che non sono due bomberissimi, ecco, della categoria. Però lavorano tanto per la squadra entrambi, quindi danno anche un buon aiuto. E soprattutto fanno un po' quello che a Gubbio è mancato, no? Quello che di solito fa anche un po' Garetto, che invece... A Gubbio non è riuscito a farlo, quello da fare un po' da cerniera tra centrocampo e attacco. Quello almeno a Gubbio, secondo me, è mancato tanto quel collegamento lì. È un po' stanco, secondo voi? Chiedo a Garetto. Chiaramente siamo in un periodo della stagione, insomma, ancora non ci sono state tante partite, però si sta giocando con grande intensità e cioè, tantissimo. Il mister ne aveva parlato dopo Legnago, dopo la partita con Legnago, sì. No? Di Garetto, che era rimasto in panchina all'inizio, diceva che insomma aveva un piccolo risentimento muscolare, quindi aveva deciso di... Quindi, diciamo, non è al 100% probabilmente, visto che comunque mezza partita poi l'ha giocata in casa, ha giocato di nuovo a Gubbio, probabilmente sono... 12-14 partite che gioca di fila. Anche Langer, insomma, teniamoli, ci sono 2-3 punti fermi che insomma, finché riescono a tirare la carretta, perché
obiettivamente, diciamo, la squadra ha bisogno di un po' più di qualità, perché così è veramente poco pericolosa nelle ultime partite, soprattutto in casa non ha creato abbastanza, secondo me. Quindi possiamo chiedere Giorgia a Lodo perché questi muscoli di questi giocatori risentono così tanto quest'anno, con tutti questi risentimenti. Sono risentiti, cioè, sono risentiti questi giocatori. Sono muscoli risentiti, ma è una casualità, cioè ci sono annate e annate, perché effettivamente in questo avvio di stagione tantissimi giocatori del Rimini sono fermati per problemi muscolari. E l'umidità. Ma sai, donna, me lo sono chiesto anch'io, sinceramente. E dopo, sai, ci sono tante cause. I ragazzi adesso infortunati, Cioffi, Malagrida, Chiarella e Gorelli, credo, hanno avuto tutti infortuni muscolari e con delle ricadute, credo, qualcuno. Quindi Cioffi e Malagrida, due. Ma quindi, no, però non penso fossero esattamente ricadute. Vabbè, comunque tanti, sai, il campo sintetico. E il fatto che il caldo, ci sono tanti fattori, però ti ripeto, il fatto è che quando ci sono dei guai muscolari hanno i loro tempi, quindi a volte magari si cerca di forzare e poi dopo magari si possono avere dei problemi doppi, perché se si forza una lesione muscolare che non è ancora cicatrizzata bene, non è ancora rinforzata bene, dopo si rischia di perdere il doppio del tempo. Uh-huh. Che adesso Malagrida e Cioffi è un pezzo che sono fuori, cioè, quindi. Però l'altra cosa che mi chiedo io è perché è vero che Rimini ha diversi infortuni, ma è vero che praticamente tutte le settimane scopriamo che ci sono tanti infortunati anche nelle altre squadre. Perché mi ricordo con la SPAL era uno stilicidio, certo. Con lo stesso Gubbio uguale a Perugia anche, cioè insomma è davvero, quindi la domanda che mi pongo è: non è che si stia giocando troppo, nel senso che si è partito un po' troppo forte con turni anche infrasettimanali, con... Assolutamente, cioè i giocatori di Lega Pro, di Serie C non è che hanno la preparazione oppure gli strumenti per allenarsi come si allenano i giocatori di Serie A, per esempio. E quindi vogliamo fare tutti professionisti, però professionisti sono professionisti, però, lo so, ma però qui si gioca davvero, secondo me, troppo spesso. Qui si gioca troppo, si gioca ogni giorno, i tempi di recuperi non ci sono mai, perché se tu vai a fare l'infrasettimanale praticamente non ti alleni mai, perché se giochi la domenica e lunedì ti alleni, martedì vai in ritiro, mercoledì giochi, cioè giovedì ti alleni, quindi cioè non ti fermi mai, hai capito? Ma invece il cambiamento nell'orario del calcio d'inizio, faccio per dire, la partita di domenica alle 12:30, che cosa cambia in un giocatore, a parte il fatto che insomma non so quando mangerà perché farà colazione? Infatti, cambia, perché gli allenamenti dopo li devi fare specifici anche per l'orario, per il giorno, e quindi cioè devi mangiare un po' prima. E quindi voglio dire, un po' prima sono le 9:30? No, se giochi alla mezza di solito mangi alle 10. Fai un pranzo abbondante con un pranzettino e un via. Po' colazione all'inglese, diciamo. Assolutamente. No uova e bacon. Ma qua non si capisce più niente ormai, Roby. No, è per quello che dicevo, perché insomma... È una barzelletta diventata, dai. Cioè. Ormai no, va bene, adesso sperimenteremo anche questo. Dopo vedremo. tante no, serali, sai, Uno di solito fa l'abbonamento perché sa che la domenica è libero e poi dopo gioca tutti i giorni. Magari l'unica domenica in cui è libero, ma che aveva promesso alla moglie di rimanere a casa per pranzo, perché dopo vado allo stadio, invece 12:30, quindi non c'è neanche quella, quindi in effetti è un po' problematico. Francesco, vengo da te. No, avete ragione, poverini, giocano tanto, sta male, è una vitaccia. Ma giocare troppo per i giocatori
Senta, signor conduttore, devo prendere il mio Porsche Cayenne e venire lì in studio a dirle in diretta che la penso. Dai, ma allora noi abbiamo col campioni, giocavamo alle 9:30 del mattino su Italia 1 a gennaio, mangiavamo primo, secondo alle 6:30 del mattino con un campione del mondo che ci stava addosso e abbiamo vinto un campionato. Alle 6:30 di mattina? Sì, perché se giochi alle 9:30 in diretta su Italia 1, a che ora devi mangiare? Spiegaglielo te, mister. Ah, devi mangiare almeno 3 ore prima, sì. Allora, ecco, adesso io sento e mangiavi primo, secondo, facevi pranzo alle 6:30? Certo, perché all'inizio mangiavamo, facevamo cappucce brioche, a fine primo tempo Ciccio Graziani vedeva che non stavamo in piedi, allora ci avevano abituato a mangiare con il pranzo alle 6:30 del mattino e abbiamo vinto un campionato e giocavamo solo noi alle 9:30 del mattino e solo noi abbiamo avuto questa vita qua e abbiamo vinto un campionato. Quindi adesso se giocano a mezzogiorno, quando lo inquadravano era ancora sporco di pomodoro. Cioè, capito? Sono... quando sento dire questi poveri bimbi del Rimini che giocano a mezzogiorno, mi dispiace, è una vitaccia, è proprio una vitaccia. No, sono curioso. La vitaccia è per i tifosi che non possono far pranzo la domenica, devono andare allo stadio. Ma no, ma i tifosi non si toccano, su quello sto dalla loro parte, assolutamente. No. Ma che i giocatori sono stanchi perché giocano non è che siamo stanchi, dico semplicemente che secondo me giocare troppo incentiva gli infortuni, questa è la mia tesi. Scusi, signor conduttore, mi scusi. Allora, prima il mister ha spiegato bene, in Serie A alla fine non è molto cioè la differenza che c'è tra la Serie A e la Serie C, che hanno più strutture forse medicali, ti possono curare di più, ma alla fine, come dice lui, se giochi 3 volte a settimana non è il tempo di allenarti, quando lo fai devi preparare la partita. Ma il Rimini non ha le trasferte di Champions League o Europa League che deve tornare alle 3 del mattino, cioè stiamo parlando di un campionato semplice, quindi io non credo che possano essere così stanchi, che hanno dei volumi di lavoro così incredibili. Ecco, poi è solo una mia opinione. No, io no, credo però, che Rimini, ho una curiosità importante. Ho una curiosità per te, Francesco, perché sì, se praticamente pranzavate alle 6:30 di mattina, a che ora c'era la cena? No, poi noi mangiavamo a cena, poi nel pomeriggio ci chiudevano in casa, ci davano, eravamo obbligati a mangiare i salumi Beretta, ci li mettevano in bocca perché era sponsor, ancora li mangiano. Era sponsor. Ma guarda, una vitaccia è stata una vitaccia, ve lo dico. Va bene, dai, va bene, dopo però ti ha dato tutto il resto, dai, quindi va bene. Allora, un po' di proposta anche culinaria ci sono, sì. Domenica alle 12:30 tagliatelle da Renzi. Sì, è la partita? La partita niente, in TV. Poi. Ma Boucher verrà mai vostro ospite in trasmissione, quindi ci spiega meglio come mai facciamo sempre gli stessi errori individuali? Prima o poi verrà, insomma, immaginiamo che verrà. Bravo. Siamo scarsi e di punti ne abbiamo fatti anche troppi, il peggio deve ancora venire, questo è un po' tragico, un po' tragico. Una botta di ottimismo, insomma, sì. E mangiamo tutti alle 12, poi a fine partita chissà che non ci sia un bel dolce. Speriamo. Quindi dall'attaccante della Torre su un bel dolce, guarda. Non è detto, adesso non diamo per... La sagra dell'ottimismo. Non diamo per scontato una sconfitta che ancora non c'è stata. Il vero problema è che questo Rimini non ha individualità forti e deve sopperire il gioco, serve più coraggio. Ecco, sul fatto che serve più coraggio, Cesare, soprattutto a Gubbio, io sono pienamente d'accordo, perché forse è proprio quello che è mancato ai biancorossi in Umbria nell'ultima trasferta, rispetto anche magari a qualche trasferta precedente, è un po' il coraggio. Sì, credo che è un atteggiamento che Boucher ha già richiamato più volte, quello del coraggio, del tentare qualche cosa, di non farsi condizionare dal timore di sbagliare. Più volte lo ha detto questa cosa. Evidentemente la squadra a Gubbio, vogliamo considerarla una parentesi storta, proviamo a considerarla, è stata una brutta caduta, però insomma, voglio dire, il Rimini ha anche dimostrato di saper stare in campo, di saper controribattere a squadre più forti, di giocarsi tutte le partite, non dico alla pari tutte, però insomma competitivo per poter fare sempre il risultato. È andata così questa volta, brutta, preoccupante, anche perché avremo, lo ripeto l'altra volta, un avversario terribile, perché se quell'ala sinistra a 5 grano e chi ha raddoppiato ha fatto quei numeri lì,
domenica Ghebre lo manda ai matti con quel tipo di azione. Certo. Ecco, domenica sarà. Hanno la possibilità di riscattarsi, ecco, perché servirà una grande prestazione per fare il risultato. Mi auguro che la trovino, perché di là ci sarà un avversario complicato. E bisognerà, Giorgia, comunque continuare questa svolta che è iniziata, diciamo, con la vittoria con il Legnago Salus, che però insomma era una vittoria che adesso non dico che sia scontata, però insomma era una vittoria da pronostico che la svolta la devi ancora dare, perché io non sono contenta se non per i tre punti della vittoria con Legnago, certo. Perché comunque anche lì un avversario più che alla portata, un primo tempo secondo me da Serie D, 22 quanti erano in campo, secondo tempo hai fatto un pochino di più, però comunque hai concesso lo stesso un paio di occasioni grosse agli avversari. Insomma, siamo un po' in convalescenza ancora in casa, e le due vittorie che sono venute sono insomma state comunque risicate quantomeno, e quindi mi aspetto la svolta in casa di una squadra che insomma riesca un po' a tenere la partita, a far vedere qualche cosa dal punto di vista del gioco che ancora io attendo personalmente. Poi io ce l'avrei un'idea, Dica, prego, Duca. Dicela. Vediamo se voi mi direte: Gullo, sei matto. Allora, quello sì. E fini, possiamo andare a questo punto. No, non è che quello lo diciamo, lo ribadiamo quello. Allora, io la vedo così. Il Rimini, siamo a metà classifica, quindi bene o male siamo tranquilli. Ti arriva la prima della classe insieme alla Ternana, anche se secondo me la Ternana alla fine la vince. Però non ha niente da perdere. Io giocherei, se recupera, con tre davanti, Cernigoi, Parigi e Ubaldi. Perché? No, troppo! Esagerato. Allora, scusate, vediamo, forse solo il mister riesce a capirmi, perché abbiamo avuto un passaggio. Sentiamo anche se sta già storcendo un po' il naso. Certe partite, se tu ti presenti con tre attaccanti, significa che non hai paura di chi affronta. Ed è già qualcosa di importante, cioè tu affronti la prima in classifica con tre punte, conta. Io però secondo me di chi affronto ce l'ho, cioè voglio dire, ma al di là di questo io penso che poi dopo rimani innanzitutto senza nemmeno un attaccante fresco in panchina, sì. Quindi ecco, cioè alla fine con il solo accursi, no? Resteresti Chiarella e Dobrev poi ci sono, però insomma, chiaramente e Iallo. Picco di punte c'entra. E Iallo anche, sì. Giusto. E Iallo che sì, che non adesso avremo il piacere di vederlo dopo aver scoperto che era stato tesserato dall'elenco dei convocati. Sì, almeno io l'ho scoperto così, in camuffa, era stato inserito in camuffa. E quello che dice Cesare che il fatto che a Boucher possa piacere giocare una punta ci sta, ma giocare una punta è molto difensivo. Allora, se tu giochi per difenderti in quella partita, ne prendi tre. Questa è la mia opinione. Se invece provi a sfrontarla, magari te la giochi. Questo è il mio pensiero. Visto che prima le chiamate in caso, voglio sentire il mister, il tuo ex mister, no, che cosa dice? Allora, io ho capito quello che vuol dire Francesco, cioè nel senso che adesso voglio dire tre punte magari potrebbero essere un po' troppe, però ha ragione, cioè secondo me quando ci saremo tutti, che ci sarà Malagrida, Cioffi e tutto il potenziale offensivo, cioè dobbiamo assolutamente giocare, metterli sti ragazzi in campo, perché alla fine dobbiamo sentirci anche forti, cioè quando giochi però in questo momento che ancora non ce li hai, cioè tu allora potresti schierare tre attaccanti magari praticamente con Chiarella, però perché schierare Ubaldi, Parigi e Cernigoi insieme secondo me è allora la soluzione di quando stai perdendo, no, allora, e devi buttare i palloni in avanti allora, per gli ultimi 5 minuti. Va no? Bene, però quello che vuol dire lui è che cioè, almeno in casa cioè, devi un attimino usare. Devi usare. Adesso tre punte sono troppe. Però io mi accontenterei di due. Non mi dispiacerebbe che magari in casa, in partite magari alla portata, possiamo giocare con due punte più Cioffi e Malagrida. Certo, più uno. No, ma su questo sono d'accordo. Che poi è il mio sogno.
personalmente. No, su questo sono d'accordo. Secondo me, con Cioffi e Malagrida, che sono insieme a Chiarelli, i giocatori che possono avere quelle caratteristiche per giocare anche, diciamo, dietro le due punte, eventualmente, o comunque su una fascia per dare una mano alle due punte, e so, in questo momento secondo me non ci sono ancora le condizioni proprio fisiche, no? Perché due sono fuori e l'altro è rientrato da poco, e non so se ancora il mister lo vorrà schierare dal primo minuto. Io per questa partita sono d'accordo, come dicevamo prima, secondo me insomma potrebbero tornare la coppia Cernigoi e Parigi, certo, che è la coppia che forse ha funzionato forse meglio in questo avvio di campionato. Assolutamente. Insomma, quando... dipende se Parigi recupera dall'ernia che si è fatto facendo la rovesciata a Gubbio, se ha recuperato. Ma l'ha fatta in short test. Gli era venuta anche bene, infatti, cioè, perfetta stilisticamente. No, però ha ragione. Cioè... No, stilisticamente invece è stata una bella rovesciata, poi è nata lontano un chilometro dalla porta, però film, come quella del film Fuga per la vittoria di Pelé, uguale. No, perché tu non hai visto Parigi da vicino, cioè rovesciata, insomma è comunque fisicamente imponente fare una rovesciata. Per me non ha fatto una, stilisticamente non era, era apprezzabile, io l'ho apprezzata. Sì, sì, poi ha impattato, esatto. Sì, ha impattato il pallone lontano dalla porta, però non era, non l'ho vista così male. Abbiamo qualche altro spunto? Dimmi se lo pronuncio bene, Roby, per carità. Ciao, ma si può avere più informazioni su Yallow? Yallow? Diciamo Yallow. Chiediamo a Donatella. Donatella è l'esperto. No, perché... anche noi le vorremmo avere. se ne avete, date. È una punta centrale. Da dove viene? Donatella, questa è per te questa domanda. Da dove viene? Sì. Penso sì, adesso dico una stupidaggine sicuramente, però io li ricordo questi due ragazzi che poi sono due, sì, che dovevano essere tesserati, ma c'erano dei, non problemi di tesseramento, però ci sono dei tempi tecnici per tesserarli, però precisamente dico Ghana, ma così vado un po' a memoria, e noi non abbiamo notizie di questo tesseramento. Io l'ho detto prima, l'ho imparato leggendo la lista dei convocati, quindi nessuno ci ha comunicato che era stato tesserato un giocatore. Sì, difatti adesso poi tra l'altro vogliamo anche vederlo prima all'opera, no? Perché comunque l'abbiamo visto poco ancora prima di poter dare, diciamo, un giudizio anche sul giocatore, tenuto conto che insomma adesso il Rimini Cesare tra poco dovrebbe anche recuperare e poi quelli che sono considerati, no, due giocatori comunque potenzialmente titolari come Cioffi e Malagrida, e quindi lì Cesare, probabilmente scusate, poi... ma Cesare ne sa qualcosa di più, eh? Ah sì, sai qualcosa di su? Più? Su? Su Yallow? Allora, il discorso di Cioffi e Malagrida è fondamentale, nel senso che noi manchiamo completamente di giocatori che saltino l'avversario, e manchiamo completamente di giocatori che portino avanti la palla in progressione al piede ripartendo. Ripartiamo solo con dei lanci lunghi e profondi. Per quello che dico, che Chiarella rischiamo di vedere, potremmo vederlo in campo di fianco a una punta, perché è l'unico giocatore che in questo momento abbiamo che può fare da raccordo fra la mediana e il reparto avanzato. È chiaro che poi non abbiamo molto di più dal punto di vista offensivo, perché... allora secondo me si sposerebbe meglio con Parigi che con Cernigoi un tipo di giocatore di quel genere. Comunque vedremo, e gli altri due sono fondamentali. A me spiace che ci vuole tanto tempo, ma noi ne stiamo soffrendo la mancanza in maniera incredibile. Yallow l'abbiamo visto quest'estate quando siamo stati insieme, c'era anche Donatella, ad una partita contro una squadra pescarese amichevole in ritiro, l'abbiamo visto uno spezzone in casa con la San Benedettese in quella amichevole di questa estate, lì abbiamo visto solo lui, mentre quest'estate c'era anche il suo compagno, sempre un ragazzo di colore molto giovane, nel 2007, si sta allenando a Rimini da molto tempo, credo dall'anno scorso, e le pratiche, come diceva Donatella, per il tesseramento sono piuttosto lunghe, perché quando un giocatore è un minore, e parliamo di un ragazzo del 2007, presuppone tutta una serie di, ovviamente, di questioni legate alla scuola, legate alla famiglia dove viene ospitato, e tutta una serie di cose che prolungano i tempi, io credo anche abbastanza giustamente, se fossero sempre applicati in maniera equa. Qualche volta ci vuole molto di più e qualche volta ci vuole pochissimo. È arrivato alla fine di questo percorso, si allena a Rimini da, ripeto,
so dall'anno scorso, è stato quest'estate in Africa, è ritornato a Rimini all'inizio della preparazione, ha fatto la preparazione in ritiro, non era, mi sembra di ricordare, nella lista dei convocati per il ritiro, però c'era, l'abbiamo visto giocare. Adesso credo che sia molto felice, insomma, di essere arrivato alla fine di questo percorso. Ganese, ricordo bene, sì, Cesare, Ganese. Sì, del Ghana. E credo che, insomma, ne abbiamo sentito parlare con un ragazzo di grandi prospettive, adesso vedremo, ripeto, parliamo del 2007. Certo. Roberto? Sì, Francesco. Ecco, si potrebbe anche sfruttare questa situazione, perché... Come lui viene ospitato qua, potremmo far ospitare tipo Piccoli in Ghana con tutti i cugini di Diallo, che sono grossi, belli grossi. Quindi... Ma dai, ha fatto solo un errore, Piccoli serve Piccoli. No, però in Ghana potremmo considerarlo, oltre alla una seconda Groenlandia. Ghana come seconda Groenlandia, quando non ci stanno più là... Però attenzione, in Groenlandia fa freddo, l'acqua molto calda. Infatti, attenzione, ormai abbiamo fatto il giro del mondo. Abbiamo fatto il giro del mondo. Sì, sì, ma noi siamo internazionali. Gli itinerari impossibili. Gli itinerari, poi noi al massimo andiamo a Gubbio, invece, vedi, grazie a Gullo, noi qui siamo diventati internazionali. Poi scusatemi, a Gubbio adesso, con tutto il rispetto. Il questore, cioè, lì cos'è che c'hanno come tifosi, i parroci del porto, cioè, abbiate pazienza, cioè, che problematiche avevano di questura per non far entrare la tifoseria del Rimini? Diciamo che forse il Rimini ha pagato un po' qualche scaramuccia con i tifosi ugubini e qualche scaramuccia anche più consistente con quelli perugini, diciamo, se vogliamo. Perugia, sì, lo so, quindi, certo, ma... È sempre la solita questione, che per colpa di pochi ci rimettono tutti. Non è giusto. E soprattutto ci ha rimesso anche la squadra, che esatto, senza i tifosi al seguito sicuramente non ha potuto rendere al meglio. Speriamo che il nostro questore al ritorno si ricordi di quello che è successo. Io mi chiedo questa tessera del tifoso cosa l'hanno fatta fare, se poi prendono dei provvedimenti di questo tipo, perché la tessera del tifoso dovrebbe essere la certificazione di garanzia della qualità, diciamo, fra 10 virgolette, della partecipazione dei tifosi alle partite. E poi perché così è stata presentata, perlomeno, no? Esatto. Quindi in linea teorica, insomma, quella dovrebbe essere il passepartout, no, per le trasferte, invece non lo è, perché poi dopo praticamente va a discrezione, insomma, poi chiaramente ci saranno tutte le motivazioni, tutto quello che si vuole, però io dico sempre, no, cioè, se uno deve fare una recita teatrale in un teatro vuoto, praticamente non ha senso. È vero che qui c'erano quelli del Gubbio, ma quelli del Rimini non c'erano. Poi uno dice, ma quello per in televisione lo puoi vedere in televisione, ma in televisione non è come allo stadio, e anche per i giocatori che scendono in campo, avere o non avere i tifosi al seguito, la differenza la fa, certo, perché la differenza la fa, perché se tu senti i tuoi tifosi che ti incitano al 94esimo, magari quel gol lì non lo prendi, poi magari sbaglio, però magari senti un pochettino più la presenza anche dei tifosi alle tue spalle e ti senti un attimo più motivato per essere concentrato fino alla fine, perché poi, insomma, la concentrazione per gli altri minuti, a parte quell'altro episodio con il colpo di testa di Rovaglia dall'area piccola, insomma, non è che il Rimini abbia concesso tanto. Ribadiamo, a un avversario che ha giocato una partita altrettanto brutta come quella del Rimini, insomma, due squadre che hanno giocato una brutta partita. Abbiamo qualche altro spunto interessante? Ho scoperto che c'è il fan club della Georgia. Ah! Finalmente è tornata la Georgia. Grazie. Giusto, giusto. Anche noi siamo del fan club di Georgia, certo, perché siamo contenti, insomma, che sia di nuovo. Ma Goffredo è morto o è ancora vivo? No! Ma no! È vivissimo, Goffredo. Okay. Anzi, Goffredo, scrivi un messaggio, però cattivo, nei confronti di Francesco, perché... È troppo buono Goffredo è un pezzo di pane, dai. È troppo buono. Difende sempre il nostro, è il paladino dei social, lui. È vero. Quando ci sono le critiche, tutti. Sempre le critiche troppo, diciamo, ce ne sono tante. Ce ne sono troppe, forse. C'è gente negativa proprio, a prescindere. Come si dicono le cose, no? Al di là del
del vero contenuto che a volte non ci sta, dai. Non è bello, dai. Ne abbiamo molto, uno però, non facciamolo sentire a Francesco Gullo, perché sennò dopo prende male parole. Cosa dice questo amico da casa? Dopo il Gubbio mi sono fugato ogni dubbio, questo Rimini è mediocre. Ecco, non faccio rispondere Francesco, perché sennò potrebbe... No, allora, andiamo. ma scusate, ma questi qua non possono andare a vedere... Che cacchio ne so, il cazzo Groenlandia, Ghana, per esempio. Groenlandia, Ghana, ormai li abbiamo... Ma loro fanno possono fare un abbonamento al campionato panamense. Andate a Panama. Ma perché dovete dire... Cioè, cosa seguite Rimini a fare per essere così cattivi? State a casa, non seguitelo più. Allora, andiamo invece da chi è buono con il Rimini, perché premierà alla fine dell'anno, insieme alla nostra trasmissione, il miglior giovane biancorosso. Insomma, che... Ancora dobbiamo vedere quest'anno. Quest'anno adesso vediamo. Aspettiamo Iella. Allora andiamo ad Ottica Ferri, perché poi c'è scritto Goffredo, per te Francesco. Vedo l'ora. A due passi da Rimini, a Ospedaletto di Coriano, puoi trovare l'Ottica Ferri, che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze. L'Ottica Ferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa. Ti aspettiamo e forza Rimini. Allora, Goffredo c'è scritto... Sono vivo. Scusami, prima di Goffredo vorrei dire che sono due anni che Ottica Ferri mi dovrebbe regalare un paio di occhiali. Ma questo lo dici te, non te l'ha mai detto nessuno, non ti ha promesso niente nessuno. Guarda la mia residenza è semplice, Betlemme, via della Grotta 2 e mandate lì. Va bene. Sono vivo, vi seguo con piacere. Goffredo. Quindi ce l'assicura. Goffredo c'è. Io per dire sono vivo mi sembra un piacere. Scusami, tu hai chiesto e lui ha risposto. Cosa deve fare? Non provocarlo. Mi è deluso Goffredo. Va bene. Allora, visto che sei deluso, sai cosa faccio? Ti faccio un dispetto. No, non c'è stasera. Sì, non puoi ti faccio un dispetto. Non c'è Baio, che è di solito una delle tue vittime preferite qui a Calcio.Basket, e però c'è la sua vignetta e la vedi te? Te la faccio leggere a te, leggimela tu. Allora, Madonna, trasferta a Gubbio, vietate riminesi, per solidarietà con i tifosi non è andata nemmeno la squadra. Ecco. Bellissima, fa veramente ridere. Beh, no, bella, questa è bella. Complimenti, Baio. È bella questa. Sto screppellando dalle risate qua. Allora screppolando perché non riesco a smettere di ridere, guarda. Io non so stasera cosa succede, però allora, in attesa che Goffredo scriva qualcosa di cattivo nei tuoi confronti, perché te lo meriti, noi andiamo a vedere, perché si torna a parlare del Romeo Neri. Soprattutto si tornerà a parlare in Consiglio Comunale, che è la cosa più importante, perché è il passo adesso che bisogna fare per poi andare avanti con tutti i lavori. Noi abbiamo confezionato un servizio che andiamo a vedere. Sarà con ogni probabilità nell'ultima seduta di novembre, quella del 28 o al massimo in quella del 5 dicembre, che il Consiglio Comunale di Rimini tornerà a discutere del nuovo stadio Romeo Neri attraverso la dichiarazione di pubblico interesse. Questo passaggio andrà a rafforzare il percorso condiviso verso un'opera da tempo attesa dalla città, oggi oggetto di una proposta di partenariato pubblico-privato avanzata dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Aurora Immobiliare e Rimini Football Club, presentata ai sensi della recente legge stadi. Il privato in parallelo sta lavorando all'avanzamento del progetto definitivo sulla base delle condizioni e prescrizioni emerse dalla conferenza di servizi preliminare. La proposta di progetto prevede la realizzazione del nuovo stadio attraverso la ristrutturazione con demolizione dell'attuale impianto, andando ad aumentare la capienza fino ad oltre 12.000 posti tutti coperti. È inoltre previsto il restauro conservativo della facciata monumentale ovest dello stadio, esempio di architettura italiana degli anni 30, tutelato quindi dalla competente soprintendenza. L'intervento vuole trasformare l'attuale Romeo Neri in un luogo dedicato allo sport, al tempo libero e al benessere fisico, in grado di
essere utilizzato 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno, grazie alla presenza di spazi sportivi multidisciplinari. Un impianto sportivo multifunzionale di nuova generazione, integrato nel tessuto urbano, adeguato sia ad ospitare la prima squadra di calcio cittadina, sia eventi sportivi e non. Eh beh, insomma, siamo in attesa di vedere questo stadio. Un altro passettino avanti, Giorgia, speriamo venga fatto in Consiglio Comunale, perché insomma prima ci deve arrivare. Adesso sembra che almeno una data ci sia, massimo il 5 dicembre, e poi vediamo cosa sì, succede. Diciamo che per ora i passaggi sono quelli preventivati, insomma. Si era detto più o meno Consiglio Comunale a fine anno, direi che più o meno le cose sono in linea. Adesso aspettiamo, insomma, che il progetto prenda forma secondo quello richiesto dalla conferenza dei servizi e attendiamo, insomma, il passaggio in Consiglio Comunale. Io voglio credere che insomma tutto, come posso dire, i nostri amministratori, che siano di maggioranza o di minoranza, capiscano che sia, insomma, un'opera che Rimini richiede e che, di cui Rimini necessita. E poi, insomma, spetterà ovviamente a tecnici e quant'altro, business plan, gestioni e tutto quello che ne va dietro, e agli amministratori guardarci bene. Però che a Rimini serva uno stadio nuovo in un quartiere che comunque, mi pare di capire, viene completamente riqualificato, sia con quello che con un'altra operazione immobiliare, io voglio credere che non ci sia nessuno o quasi nessuno che si mette contrario. Però Rimini mi ha insegnato a non dare nulla per scontato in nessun settore, quindi attendo fiduciosa che finiscano gli iter. La vedo già Curva Nord Goffredo, dedicata a Goffredo, no! Calacciato prematuramente. Cioè, te, Cesare, sei ottimista sullo stadio? Si stanno compiendo tutti i passi formali, la burocrazia e l'iter di queste opere è molto lungo. Di sicuro non siamo mai arrivati così avanti in tanti anni, e quindi questo è un dato positivo. Ma arriva un giorno nel quale chi si è impegnato a spendere tanti soldi, a pensare di essere remunerato in un certo modo, prenderà la decisione definitiva. Speriamo che quel giorno chi di competenza si presenti al tavolo e confermi questo suo impegno, perché a questo punto è l'unica incognita, credo. Allora, intanto, Francesco, c'è la risposta giustamente di Goffredo alle tue... Ecco, questo messaggio, c'è questo messaggio, una quello, serie di corna. Quello lo è già lui in vita, si è sposato. No, quindi no, allora, senti cosa scrive. Vari eventuali aspettano Francesco in terrazza. Roberto, Cesare, le ragazze in studio la strada la sanno. Eh sì, anche Donatella, oltre che la ragazzina in studio, Giorgia Bertolli. Ah, sì. La sa bene anche Lodovichetti, che chiaramente fa parte delle varie ed eventuali, uno dei dirigenti. E poi cosa c'è per la Donatella? Viva la Filippi sempre, dal fan club. Fan club della Filippi, che chiaramente c'è. Ma quanti parenti c'ha la Filippi, ragazzi? Quanti parenti non c'ha? Non sono parenti questi, ma chiamano anche da fuori. Sono da fuori. Ma perché... difatti, siccome siamo curiosi, ce lo stavamo chiedendo io e Roberto l'altro giorno, di questi tifosi che ci guardano da lontano, sì, e che ci dicano di più chi sono, cosa fanno, perché seguono il Rimini, sono tifosi, sono lì per caso, sono, cioè, lì. Vuoi fare un'intervista praticamente? Ci raccontino. Ok, raccontateci. Allora, abbiamo anche due messaggi, uno di Gigi, che è abbastanza lungo, ma lo leggiamo, insomma, da Facebook velocemente. Secondo me sabato abbiamo buttato via 3 punti. Dalla serie potrei vincerla, ma non voglio. Io continuo a vedere una squadra che purtroppo non ha un gioco. Continuiamo a dare palla sempre indietro, senza mai creare un gioco che le nostre punte possano andare in porta. E se dovessimo segnare, sempre per casualità e non su azione ben costruita. Se non velocizziamo il gioco, andremo poco lontano. E aggiungo, visto gli attaccanti di sabato, potrebbe giocare tutte le domeniche anche a Cursi. Sicuramente non farà peggio di questi.
Questo è Gigi, che è grande tifoso di Accursi. C'era anche un altro messaggio di critica per quanto sì. riguarda, in questo caso, la scelta del mister, esatto, della Troise. La proprietà ha giustificato la non conferma di Troise e l'ingaggio di Boucher nell'ottica di un Rimini meno speculativo e più propositivo. Per ora questo cambiamento non si vede, tolte le prime 2-3 partite. Adesso vediamo quando torneranno, io ribadisco, quando torneranno gli uomini che possono fare la differenza per qualità, saltando l'uomo, vedremo secondo me lì il vero potenziale offensivo del Rimini, che insomma adesso, obiettivamente parlando, è vero, è in un momento abbastanza insomma di difficoltà. Allora, sì, questa la leggiamo perché in effetti è un tema sentito. Buonasera, oltre che parlare di nuovo stadio si potrebbe prima aggiustare il pattinodromo di Viserba. 200 atleti sono senza struttura e senza futuro. Ecco, io sono praticamente d'accordo, perché chiaramente lo stadio deve andare avanti, ci mancherebbe, sì. Lo stadio deve andare avanti, ma c'è anche questa emergenza, questa è un'emergenza che andrebbe praticamente risolta il prima possibile. Ultimo messaggio di Gianluca, che è il fan dei Donatella Filippi. Si segue Rimini e Icaro perché la Romagna è magia. Bravo, credo, direi perfetta questa chiusura. E non è riminese, non è riminese. Cioè non, no. Non è un riminese trapiantato. No, ah, ho capito. Non è un riminese trapiantato, no. Da quello che c'è scritto non è un riminese trapiantato, insomma. Vuoi il numero? Il tuo fan, dopo comunque avremo modo, perché poi ci continua a seguirci. Poi il cervello di alcuni che scrivono, guarda. l'ultima sollecitazione. Boucher come Allegri? Non lo so. Allora, grazie a Cesare Trevisani. Grazie, buona serata. A Giorgia Bertozzi. Grazie a voi, buona serata a tutti. A Davide Dolovichetti. Buonasera a tutti. E in collegamento a Donatella Filippi. Grazie, buonasera a tutti. E a Francesco Gullo. Un abbraccio dalla nebbia di Pavia, ciao. Sta arrivando anche da noi, purtroppo, abbiamo iniziato con un po' di foschia. Grazie Alessia. Grazie Robby, a te. Appuntamento con calcio.basket a domani sera, martedì, alle 20.35-20.40 per la nostra serata basket con Tommaso Rinaldi, nostro ospite, e non solo, abbiamo anche Alessandro Vandi e tanti altri ospiti, i nostri opinionisti, per parlare di questa bellissima vittoria, l'ennesima di RBR a Torino, e proiettarci verso la sfida di mercoledì sera, il derby con la Sella 100. Tutto questo domani sera, poi la serata calcio invece tornerà lunedì prossimo sempre alle 19.35. Ci continuano a scrivere, ma il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Buon proseguimento con il TG, poi la partita Torino RBR e appuntamento a domani con calcio.basket. Buona serata. Calcio.basket è stato offerto da A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Autodemolizione Casadei, Bike Service, Caffè Giglio, Cibe, la tua nuova casa, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erbavita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Misano World Circuit, Onoranze Funebri Cappelli, Onoranze Funebri San Gaudenzo, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rose and Crown, Rosso Pomodoro, Pizzeria Prima o Poi, SGR Luce e Gas.